Siamo d'accordo sul fatto che vada consolidato il nuovo approccio europeo che si è sviluppato in questi mesi, anche grazie all'impulso dell'Italia, che si basa su alcuni pilastri, cioè la difesa dei confini esterni dell'Unione Europea, il contrasto all'immigrazione illegale di massa, la lotta ai trafficanti, l'impegno a costruire con le nazioni di origine e di transito. Un nuovo modello di cooperazione e partenariato che sia vantaggioso per tutti, anche chiaramente per andare alla base delle cause della migrazione. Ma siamo anche d'accordo sul fatto che sia importante sperimentare anche nuove forme e nuove soluzioni innovative proprio in materia di immigrazione. Cito come ho già fatto, il protocollo Italia-Albania, che, come voi sapete, è diventato oggetto anche di una lettera firmata dalla maggioranza dei Paesi membri rivolta alla Commissione, che chiede di portare avanti questo approccio anche eh, per il futuro, di, eh, in, definendolo una soluzione eh, da seguire. In